Ciao a tutti ragazzi, sono Orco Verde. In questo video vi farò vedere il nuovissimo Super Money Glitch urgente per avere qualsiasi auto e qualsiasi veicolo gratis, duplicandolo da un vostro amico. Glitch è molto semplice e veloce da fare e oltretutto senza centro operativo mobile. Prima di iniziare vi invito a bombardare questo video di pollice in su. Grazie a tutti quelli che lo faranno e iniziamo subito! Per eseguire questo glitch dovete avere una qualsiasi base operativa. La base operativa dovrà essere piena di auto e di veicoli parcheggiati all'interno. Quindi mi raccomando, ripeto che la base operativa dovrà essere piena e con almeno una LG RH8 parcheggiata al suo interno, che poi andrete a perdere in quanto verrà sostituita con l'auto o veicolo del vostro amico. Poi avete bisogno di un'altra LG RH8 che dovete avere in un altro qualsiasi garage e poi ovviamente vi servirà il vostro amico con l'auto o veicolo che volete duplicare. Potete duplicare qualsiasi auto e qualsiasi veicolo che volete. Quello che vi consiglio è di duplicare auto e veicoli che non avete e che non potete acquistare su GTA Online, mentre se volete sfruttare questo glitch come un money glitch per guadagnare soldi, duplicate la LG Retro Custom, modificata al massimo all'officina di Bennis del vostro amico, perché è l'auto che vi darà più soldi quando la andrete a vendere dopo averla duplicata. Sia la LG RH8 che avete in un altro garage, sia l'auto o il veicolo del vostro amico che volete duplicare dovranno essere posizionate davanti all'entrata della base operativa del giocatore che sta duplicando l'auto o il veicolo. A questo punto il vostro amico che vi sta aiutando dovrà aprire il menu interazione. Dovrà andare su veicoli e sull'opzione accesso al veicolo dovrà impostare tutti, così che potete guidare l'auto o il veicolo del vostro amico. Quando il vostro amico avrà fatto ciò, il vostro amico dovrà aprire il menu di pausa, dovrà andare su online, attività, avvia attività, create da Rockstar, missioni e dovrà avviare una qualsiasi missione. Quando il vostro amico si trova nella sala d'attesa della missione, il vostro amico dovrà chiudere la sala d'attesa così che nessuno potrà entrare. Quando il vostro amico avrà chiuso la sala d'attesa, voi che state duplicando l'auto o il veicolo del vostro amico, dovete salire sulla LG RH8, quella parcheggiata davanti alla propria base operativa, e dovete accelerare. Fatto ciò, comparirà questa schermata con scritto base operativa piena. Per lasciare il veicolo attuale nella base operativa, deve rimuoverne un altro. A questo punto dovete premere il tasto per aprire il menu della propria console. Dovete andare sul party e dovete partecipare alla sessione del vostro amico che vi sta aiutando ad eseguire il glitch che si trova nella sala d'attesa chiusa di una missione. Fatto ciò, aspettate 20 secondi, quindi contate fino a 20 secondi, e quando saranno passati 20 secondi dovete premere velocemente e ripetutamente il tasto X o il tasto A per confermare velocemente le schermate che compariranno. Se confermerete le schermate velocemente, comparirà questa schermata con scritto la sessione a cui stai tentando di unirti è privata. E appena comparirà questa schermata, dovete premere X o A velocemente per continuare. Fatto ciò, se tutto starà funzionando correttamente, non vi farà spawnare, ma sarete bloccati in una schermata totalmente nera. A questo punto dovete aprire il menu interazione e dovete suicidarvi. E quando sarete spawnati dopo esservi suicidati, se il glitch sta funzionando correttamente, in basso a sinistra non ci sarà più la minimappa. A questo punto dovete salire sull'auto o sul veicolo del vostro amico che state duplicando e dovete accelerare. Come noterete, uscirà questa schermata con scritto base operativa piena. Per lasciare il veicolo attuale nella base operativa, deve rimuoverne un altro. Voi dovete premere X o A per confermare e dovete sostituire l'auto o il veicolo del vostro amico con la LG RH8 che si trova nella base operativa. Fatto ciò, avete duplicato l'auto o il veicolo del vostro amico al posto della LG RH8 che avevate all'interno della base operativa. A questo punto dovete salire sull'auto o sul veicolo che avete duplicato. Dovete accelerare per uscire dalla base operativa. Come noterete, appena sarete usciti dalla base operativa, il gioco vi farà uscire automaticamente dall'auto o dal veicolo che avete duplicato. A questo punto dovete aprire il menu della propria console, dovete chiudere l'applicazione e riavviare il gioco. Dopodiché caricate una sessione di GTA Online
e quando sarete spawnati in sessione non sarete più buggati se uscite dalla base operativa con l'auto o veicolo duplicato dal vostro amico, non vi farà più uscire automaticamente. Potete utilizzare l'auto o il veicolo quando e come volete senza problemi, anche nelle attività, oppure potete andarlo a vendere per guadagnarvi i big money. Se volete sfruttare questo glitch come un money glitch per guadagnare soldi, vi consiglio di duplicare auto Lowrider modificate al massimo all'officina di Bennis dal vostro amico, perché oltre ad essere le auto che hanno più valore quando le si vanno a vendere dopo averle duplicate, molte auto di lusso e molti veicoli dopo averli duplicati ve li farà vendere ad un prezzo bassissimo, a massimo $200,000, e addirittura molti non ve li farà nemmeno vendere. Quindi mi raccomando, sfruttate questo glitch per duplicare auto e veicoli che non potete acquistare su GTA Online, oppure se volete farvi i big money. Mi raccomando, fate questo glitch prima che venga patchato. Quando questo glitch sarà patchato, non funzionerà più. Scriverò patchato nei commenti sotto al video e bloccherò il commento in alto, così che il commento sarà visibile a tutti. Quindi niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un bel pollice in su, un commento, iscrivetevi al canale, condividete il video. E da Orcuverde è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Bella!